Oggi volevo parlare di cosa significhi essere in spinta nella panca, concetto che vedo essere spesso frainteso. Quindi anche oggi con il nostro bastone vediamo questo concetto. Molti intendono come essere in spinta avere il polso esattamente sopra il gomito mentre facciamo panca, quindi un movimento di questo tipo, polso perpendicolare al gomito. Questo è vero, ma solo in parte, perché noi non dobbiamo guardare la panca da davanti, da sopra, per determinare se si è in spinta o meno, ma di lato. Se noi guardiamo una panca di lato, sì, il polso deve essere perpendicolare all'avambraccio, ma non deve esserci un angolo di 90 gradi. Questo perché se noi abbiamo una presa larga o una presa stretta, visto di lato, abbiamo sempre il polso sopra il gomito. Il discorso cambia con panche fatte con il polso, ad esempio, particolarmente piegato. Quando noi siamo al petto, non siamo in spinta perché abbiamo il bilanciere fuori dalla linea del gomito e questo può creare diversi stress al gomito, come al polso, eccetera. Questa cosa succede, se no, altrimenti, quando semplicemente facciamo la panca con i gomiti più in basso o più in alto rispetto a quello che è il punto d'appoggio. Se noi siamo messi in questo modo o in questo, siamo fuori spinta perché dobbiamo essere perpendicolari. Quindi, quando parliamo di essere fuori spinta, ricordiamoci sempre che si parla di una panca non vista da davanti, in modo tale da non dover avere un angolo di 90 gradi tra polso, gomito e spalla, bensì si tratta sempre di una panca vista di lato. Quindi, sia che la presa sia larga, la presa sia stretta, il gomito deve essere sulla linea del polso.